Una crescentina gourmet, il sorbetto al nocino, una birra artigianale, una pizza tradizionale italiana ed un gustoso dolce antispreco. Questi prodotti di stuzzicagente primavera premiati con le specialità di Piacere Modena dalla giuria di qualità e dagli stessi partecipanti al tour enogastronomico tra i locali del centro storico organizzato da Modena Amore Mio. Doppio premio per il Tigellino di Largo San Giorgio, locale più votato dal pubblico e anche miglior food per la giuria di qualità. Un premio, quello di miglior food, da condividere a pari merito con la pizza dei dissonanti. Avevamo fatto una stria con pomodorini gialli, e stracciatella e olio extravergine con collatura di alici e basilico. Doppia premiazione per il miglior drink. Il premio è stato assegnato al birrificio Labirinto e all'associazione Il Matrazzo per il sorcino, il sorbetto al nocino. Too Good To Go, l'applicazione impegnata nel recuperare e vendere online il cibo invenduto, ha premiato la pizzeria Velox per l'attività che è meglio riuscita ad utilizzare tutti i prodotti a sua disposizione senza sprecarli. Il fruttone è un dolce fatto con un ripieno che i pasticceri hanno pensato di recuperare da tutti gli sprechi di quando si fanno le torte, tutte le rimanenze, pan di Spagna, marmellate, amarene, canditi. Anche l'edizione di primavera di Stuzzicagente è stato un successo, un'altra occasione per riscoprire il centro storico e i suoi locali. Un'iniziativa che proprio valorizza le capacità dei nostri esercenti del centro storico e valorizza il centro storico ed è meritevole perché mette in luce anche le qualità enogastronomiche non solo di quello che sappiamo fare ma dei singoli esercenti che vengono anche premiati, quindi è in un contest molto piacevole, in una competizione che comunque fa bene a tutti.